In versione laica. Forse sarà stato il mio angelo custode, disse Maria, ma negli ultimi mesi ero certa che ti avrei rivisto a breve. I suoi occhi neri scintillarono di affetto. Oh, è stato il tuo spirito guida, dissi io. Oh, Ben, sono così felice che tu sia venuto. Ma chi è questo spirito guida? È il tuo angelo custode in versione laica, risposi. Tu ti sei mai chiesta chi è in effetti il tuo angelo custode? È un angelo che mi guida e mi suggerisce. Ma come immagini questo angelo? Vi possono essere almeno 10 risposte, perfettamente razionali, disse Maria. No, per carità, la razionalità mettila da parte, non c'entra niente. La risposta è una sola. Maria sorrise. Allora mi nascondi qualcosa? Si alzò dal bracciolo e mi domandò con ingannevole dolcezza. Altre volte abbiamo parlato di queste cose, ma non mi hai parlato dell'angelo custode. Il nostro angelo custode o spirito guida per i maestri immateriali è un sentire più vasto del nostro, che, essendo tale, ci comprende. Quando lo invochiamo, soppesai le parole. Noi in realtà chiediamo suggerimento ad uno stato di coscienza che raggiungeremo, ma che adesso è superiore a noi. Fui alquanto soddisfatto della mia sintesi, perché la offrivo alla comprensione di Maria. Ma tutti abbiamo lo spirito guida o l'angelo custode, chiese Maria, con un interesse che cominciò a sfiorare l'attenzione. Certamente, se non lo avessimo, saremmo una macchina senza autista. Il problema è che ci conduce nelle cose belle, ma anche nelle cose brutte, disse Maria. No, il problema è che spesso noi non siamo in grado di capire la bontà dei suggerimenti dello spirito guida e facciamo il contrario perché non abbiamo l'evoluzione sufficiente per accorgerci che il nostro sentire superiore, ossia il nostro angelo custode, ha ragione. Mentre Maria rifletteva su come lo spirito guida o l'angelo custode potesse essere al di là di ogni concezione umana un sentire superiore, mi venne in mente un mio collaboratore nero, quando avevo insegnato ad Harvard come collaboratore di quella università. Asante Sampare all'inizio era entrato all'università come addetto alle pulizie. Ma c'erano voluti 6 mesi perché scoprissi che, oltre al soto, la sua lingua nativa, conosceva altri 10 dialetti africani. In 4 mesi ero riuscito a insegnargli a parlare correntemente l'italiano e, in capo ad altri 4 mesi, a scriverlo. 6 anni dopo si era laureato in lettere ed era l'unica persona in grado di esprimersi nel dialetto dei misteriosi Bushimani Pigmei del Kalahari. A cosa stai pensando? Mi chiese Maria vedendomi straordinariamente taciturno. Stavo pensando ad Asante Sampare, il mio collaboratore della sezione linguistica, che un giorno mi fece una domanda simile alla tua. Mi aveva detto che da piccolo era stato allievo del nonno, stregone e custode delle tradizioni della sua tribù. Il nonno era capace di cadere in trance e di raccontare una quantità enorme di cognizioni che non erano alla portata né della sua memoria e nemmeno della sua intelligenza. Una mattina Asante, dopo avermi rivolto il suo abituale buongiorno, mi disse Kerane, benedetto, che secondo la credenza bantù è il saluto che distingue chi abbia un difetto fisico, come i piedi deformi, la pigmentazione albina, gli occhi strabici o la gobba. Questi è benedetto dagli spiriti ed è dotato di particolari poteri medianici. È inutile dire che quel saluto fu per me motivo di un segreto piacere e mi tirò su di morale. Bene, Asante un giorno mi chiese: sei tu che hai cambiato la mia vita o è stato il mio Larane? Cercai di capire chi era per Asante Larane. Mi disse che era il suo spirito familiare, in parte assimilabile al nostro angelo custode o spirito guida.
Allora anche i selvaggi hanno le nostre stesse intuizioni, mi interruppe Maria. Sì, per la legge d'evoluzione anche i selvaggi, come li chiami tu e non io, hanno intuizioni che, a loro livello, ubbidiscono a leggi fisiologiche, anche se non ancora spirituali. Ma non è finita qui. Mentre parlavamo degli spiriti familiari, gli occhi di Asante divennero vitrei, come se una sorta di pellicola opaca gli fosse scesa sugli occhi. Affondò la grande testa nelle spalle e il viso si trasformò. Sentì la mia pelle accapponarsi. Benché avessi partecipato a molte riunioni medianiche, non avevo mai assistito ad una trasfigurazione. Il viso di Asante assunse le sembianze di un vecchio. Aspettai con ansia, ben sapendo che se ci fosse stato un pericolo per me, Asante, nel giro di pochi secondi, con un risoluto sforzo di volontà, avrebbe spezzato la trance e con essa la trasfigurazione. Il nonno, come poi mi spiegò Asante, cominciò a parlare con voce tremula. «Vivi in pace, Kerane», disse l'entità, rivolto evidentemente a me. «La tua vita è tanto faticosa quanto magica». Detto questo, la testa di Asante sussultò, intervenne la parte mentale del suo essere e i suoi occhi divennero di nuovo limpidi. Maria mi guardò con una certa diffidenza. «Vuoi una tazza di caffè?» mi chiese senza commentare. «No, grazie», risposi, e guardai l'orologio. Per quel giorno non avrei avuto più niente di spirituale da raccontarle. «Devo fare ancora il biglietto del treno», dissi, e abbracciai Maria il più a lungo possibile.